Ritroviamo con grande piacere il saggista e teologo Natale Benazzi per parlare di altri due interessanti libri ricchi di spunti di riflessione che fanno parte della collana della San Paolo, La palestra dello spirito. Ben trovato Natale, grazie per essere con noi anche questa settimana. Grazie a voi. Questa settimana parliamo dell'ospitalità e della compassione. L'ospitalità, come scoprire la bellezza di stare sulla soglia. In questo caso si parla dell'accoglienza, ma anche concretamente, perché tu sei molto concreto, nonostante appunto questi siano esercizi per l'anima, anche dell'importanza dell'accoglienza, l'importanza di invitare degli ospiti a casa. Dai proprio delle dritte, dei consigli specifici su questo. Sì, perché l'ospitalità è qualcosa che non può che essere concreto. Cioè, l'esempio biblico da cui vi parto è quello di Abramo che trova, ospitando gli angeli che si fanno alla sua porta, trova una vita nuova, la possibilità di diventare padre. Ma è proprio appunto accorgendosi delle persone che passano davanti alle nostre porte, mantenere le nostre porte aperte diventa, soprattutto nella nostra società, qualcosa di estremamente importante. Allora, mantenere la porta aperta è uno degli elementi di concretezza assoluta. Noi tendiamo a entrare in casa e a sbarrarci dentro, ormai quasi quotidianamente, quasi a tutte le ore, e a guardare chi suona dallo spioncino. Chiaro, uno si difende anche in questo modo, però dovremmo recuperare un po' di attenzione e sguardo oltre la soglia della nostra casa. Sguardo invitante, cioè dovremmo avere l'atteggiamento di chi, davanti a chi arriva alla nostra casa, si pone come colui che invita. Questo è già una presa di posizione estremamente concreta, estremamente attenta, altrimenti sarà difficile che in chi ci passa davanti possiamo riconoscere davvero un ospite. Ospiteremo solo gli amici, che però non è la vera ospitalità. E la vera ospitalità significa accogliere e invitare anche una persona che non è amica? Cioè, perché dobbiamo sforzarci, perché ci dobbiamo esercitare su questo? Perché appunto, come dici, invitare un amico è molto semplice, c'è confidenza, siamo a nostro agio. Perché invitare? Non è semplicemente, naturalmente, invitare chi non conosciamo, ma invitare chi passa, i nostri vicini di casa magari, che non sono propriamente nostri amici, saper cogliere nell'altro il momento di difficoltà, di bisogno, il saper dare a chi passa davanti alla nostra porta una parola di attenzione, il saper appunto costruire dei momenti di intimità anche con chi non è ancora intimo ma potrebbe diventarlo. Il rito del tè, per esempio, o di un momento di pasto comune all'interno delle nostre vite condominiali o anche di villette a schiera, può diventare una maniera diversa per vivere il vicinato. Ed è una maniera cristiana, assolutamente, oltre che, come dicevamo anche l'altra volta, una maniera profondamente umana. Perché l'altro che non conosco è un segreto che io posso scoprire. Questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Non è un nemico, ma un segreto che io posso scoprire. E questo è un esercizio per l'anima, come scrivi a pagina 83, un te o quello che ritieni meglio. E poi scrivi anche, accogli ogni cosa in attesa con pace interiore. Che cosa significa? Significa che noi spesso siamo travolti dalle cose e cerchiamo di organizzarle. Mentre, come dice Papa Francesco più volte, Dio è il Dio delle sorprese. E anche gli altri, la bellezza degli altri è la bellezza delle sorprese. Spesso le sorprese le viviamo come dei fastidi, dovremmo provare appunto a guardare alle sorprese con un po' di serenità in più e su questo appunto esercitarci. Alcune volte si dice contare fino a 10 quando stiamo per arrabbiarci, ma potremmo contare fino a 10 anche quando troviamo qualcosa che ci sta sorprendendo e che istintivamente tenderemmo a rifiutare. Contare fino a 10 per accogliere, non solo per non arrabbiarci. Sto prendendo spunto, sto prendendo anche appunti su quello che stai dicendo. Potremmo dire che è strettamente collegata all'ospitalità e quindi come scoprire la bellezza di stare sulla soglia, di accogliere,
c'è anche c'è un'altra parola, c'è la compassione, come imparare a fare spazio all'altro. Io partirei proprio dalla parola, da questa parola che è compassione, che ha un significato fortissimo. Sì, è il patire, l'avere passione insieme, con patire, che non è soltanto il patire nel senso negativo, ma il patire anche proprio nel senso dei sentimenti, cioè condividere un sentimento, condividere una passione appunto, condividere un'azione anche, piangere con chi piangere e saper ridere con chi ride. Questa è una delle cose più profondamente ricche di umanità. Chi sa piangere con chi piange e sa ridere con chi ride è persona ben voluta in genere da chiunque incontra, perché appunto è empatico e compassionevole e capace di vedere come vede l'altro. Ma la compassione alla fine è questo: imparare a guardare l'altro con gli occhi dell'altro e a guardare noi stessi anche con gli occhi dell'altro. Perché gli occhi dell'altro ci rivelano tante cose di noi che non vediamo alcune volte, e viceversa. E a pagina 66 tu riporti un vero e proprio test per scoprire quanto siamo empatici, quindi quanto riusciamo a metterci nei panni dell'altro. È un test che appunto va fatto, non ci sono un po' come sai, come scrivi tu stesso, scrivi poi che è una lettura un po' interpretativa dei risultati, nel senso che poi scrivi da 1 a 13 risposte positive si evince una bassa propensione all'empatia, da 14 a 25 una propensione all'empatia moderata, da 25 in su siamo persone molto empatiche. Come un esercizio per imparare a diventare empatici? Cioè, è possibile diventare tali oppure si nasce empatici? Domanda da 1 milione di euro. Alcuni nascono di più empatici di altri, come è naturale, però sicuramente ci sono dei modi con cui esercitarsi all'empatia e alla compassione. Uno è molto semplice ed è proprio quello del prendere un argomento, un tema, magari di discussione anche in famiglia, e provare anche da soli, nel proprio silenzio, a immaginare, conoscendo i componenti della nostra famiglia, come affronterebbero questo tema. Allora, uno può pensare, mia moglie l'affronterebbe con una certa caparbietà e passione, mio figlio l'affronterebbe con una certa distanza emotiva, un po' disincantata, perché mio figlio è più disincantato, sembra insensibile, ma in realtà è una forma di difesa. Ecco, e provare a capire, a darsi le ragioni per cui ciascuno prova questi atteggiamenti. In questo modo si entra un po' nel cuore degli altri e non li si giudica più semplicemente, ma si prova a comprendere le ragioni del loro atteggiamento. Questo aiuta moltissimo, perché ci libera dal nostro istinto, che è quello di dire guardo una cosa avendo ragione, e invece mi fa aprire alle ragioni degli altri, che alcune volte sono figlie della loro storia, eccetera. L'esercizio ancora più complesso è quello di guardare un avvenimento, una realtà dal punto di vista, provando a metterci dal punto di vista di una persona che ci ha fatto del male, che qualche volta ancora vuol dire all'interno della famiglia, non è scontato che sia al di fuori. Ecco, e cercare di darsi le ragioni per cui questa persona ha agito in questo modo. Sono molto faticosi questi lavori in qualche caso, perché aprono anche delle nostre ferite, ci fanno fare i conti con noi stessi oltre che con gli altri, però sono esercizi che aiutano anche molto, perché permettono di ampliare il nostro sguardo. Con più occhi io guardo il mondo, vuol dire che con più possibilità ho di vederlo per quello che è. Esatto, e ce n'è bisogno soprattutto, spero di non dire una banalità, una cosa ovvia e scontata, in questo momento storico dove forse stiamo davvero vivendo un periodo di poca empatia e poca compassione, anzi forse c'è troppo odio in giro, quindi bisognerebbe davvero fare
guardarsi dentro, esercitarsi ad essere empatici, a essere compassionevoli. Riporti a pagina 73 potremmo, come titoli anche l'empatia cristiana di Francesco d'Assisi. È bello anche che tu abbia preso lui come esempio, un gigante di santità mi verrebbe da dire, però come sempre abbiamo tantissimo da imparare dai nostri santi. E concludo con questa frase che riporti a pagina 36 di Primo Mazzolari a proposito della carità. Chi ha poca carità vede pochi poveri, chi ha molta carità vede molti poveri, chi non ha carità non vede nessuno. Io lascerei appunto questa frase alla riflessione dei nostri telespettatori. Ti ringrazio per essere stato con noi, per averci regalato anche questa settimana delle bellissime riflessioni. Ricordo gli altri due libri di cui abbiamo parlato oggi, La compassione, come imparare a fare spazio all'altro, e L'ospitalità, come scoprire la bellezza di stare sulla soglia. Questi libri sono editi dalla San Paolo per la collana La palestra dello spirito. Insieme a questi ce ne sono anche altri due dei quali non abbiamo parlato né in questa puntata né nella scorsa, Il silenzio e il perdono, ma sono certa ci sarà occasione prossimamente di parlare anche di questi altri due libri. Grazie di cuore a Natale Benazzi per essere stato con noi, grazie ancora. Grazie a te, grazie a voi.